Salve gente, bentornati. Oggi 3 dicembre, terza fragranza di questo calendario dell'avvento e terza fragranza di quelle abetose, pinose, alberose. E stiamo parlando di Country Candle a questo giro e stiamo parlando nello specifico di Balsam and Cedar. La descrizione ufficiale dice, intanto ve la avvicino e ve la metto a fuoco. Eccola. E la descrizione ufficiale dice, se sto ferma sono anche bravissima, il profumo del cedro con un tocco di balsamico per una fragranza rilassante che richiami i verdi boschi, ideale per tutto l'anno. Note di testa, balsamo di abete, balsamo e limone. Note di cuore, cedro, chiodi di garofano, sandalo. Note di fondo, muschio, fava tonka e vaniglia. Vi posso assicurare che questa... Quindi se va bene per tutto l'anno va bene anche per il periodo natalizio. Io l'ho accesa, ho fatto un po' di paciughino, però l'ho accesa normalmente. E ciò che io posso dire è che me ne sto accorgendo anche adesso da spenta che c'è un tocco di chiodi di garofano, ma è impercettibile. Sostanzialmente è più un sentore legnoso quello che io percepisco, più che speziato. Sandalo, non lo so. Comunque sento queste note verdi, ma ciò che spicca è l'aspetto legnoso della senza senza resina, senza cose strane in mezzo. Legno di sempreverde. Questo comunque mi fa ricordare questa profumazione. Confermo che va bene tutto l'anno, quindi ovviamente dov'è che era qua? Che ovviamente va bene anche per Natale, è una profumazione verde e come può essere per la prima che ho presentato è pulita. È una profumazione che si sente bene e non ha appunto questa, tra virgolette, può non avere, tra virgolette, questa pesantezza del Natale, quindi può essere usata comunque tutto l'anno e non bisogna avere l'ansia di accenderla solo a Natale. È un po' una baita questa profumazione. E si sente bene perché comunque l'ho accesa in daylight e si sentiva bene, quindi a maggior ragione tartizzata si sentirà una bomba. Questa è la mia proposta per questo terzo giorno di calendario dell'avvento candeloso che sto facendo. E vi lascio sotto nell'info box tutti i link del gruppo, della pagina Facebook, del blog, di Instagram. Vi lascio anche il sito, ovviamente, come sto facendo per le altre, senza sottolinearlo, però, dei siti dove poterle acquistare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando il campanellino e mettete like se questa profumazione, se questa recensione di questa profumazione vi è piaciuta. E noi ci vediamo domani con un'altra fragranza. Ciao!